Buonasera e ben ritrovati in diretta, benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia, che è semplicemente un proseguimento di questa lunga maratona elettorale. Iniziamo subito ad aggiornarvi sui risultati che sono stati registrati a Fano e Pesaro, dove non si andrà al ballottaggio perché due candidati hanno superato il 50% più uno dei consensi rispettivamente per entrambi i comuni. A Fano ha vinto Luca Serfilippi del centrodestra. Ha ottenuto il 50,80%, era sufficiente il 50% più uno. Stefano Marchegiani 19,27 al terzo posto e invece al secondo 29,92 Cristian Fanesi. Invece a Pesaro Andrea Biancani del centrodestra ha vinto con il 60,83% dei voti, ha ottenuto oltre 27.000 preferenze. Secondo Marco Lanzi con il 34,93%, Fabrizio Oliva con l'1,60% e poi Pia Perricci con il 2,64%. Lei è arrivata terza rispetto a Fabrizio Oliva. Andiamo a vedere a Urbino se ce l'abbiamo, perché ancora ufficialmente tutti i seggi non sono stati scrutinati. Ma vediamo che Maurizio Gambini ha il 49,05%, seguito da Federico Scaramucci con il 43,62% e Francesca Crespini con il 7,33%. Maurizio Gambini, lo sappiamo, è sindaco uscente, però insomma, è necessario raggiungere la soglia del 50% più uno, altrimenti tra due settimane dovrà andare al ballottaggio, in questo caso se i dati saranno confermati con Scaramucci. Io direi, se abbiamo un'intervista pronta, di mandare quella che abbiamo realizzato nel pomeriggio al neo sindaco del comune di Fano, Luca Serfilippi. Devo dire grazie a tutti i fanesi che ci hanno votato, hanno scelto un cambiamento fuori dal primo turno, quindi senza ballottaggio. Io ringrazio comunque i miei competitor che hanno fatto sicuramente la loro campagna elettorale, ma i fanesi avevano voglia di cambiare. E la coalizione di centrodestra, allargata alla lista civica Fano Cambia Passo, penso che abbia dimostrato in questi mesi di parlare con tutti i cittadini, tutti i quartieri. Abbiamo presentato un programma, siamo stati i primi ad averlo presentato in maniera chiara, sincera e leale. E oggi c'è sicuramente la gioia di questo momento, fatto anche di comunque tanti sacrifici di questi mesi, però c'è anche una grande responsabilità, questo è quello che mi sento in questo momento, perché sappiamo benissimo che da domani ci sarà tanto da fare per questa città. È una grande responsabilità, ma sono sicuro che a fianco a me ci sono e ci saranno, come ci sono sempre state, tante donne e uomini che in questi mesi hanno fatto una grande campagna elettorale, quindi i tanti candidati, i partiti che mi sostengono, e quindi sappiamo bene che c'è veramente tanto da fare. A chi va dedicato questo discorso? Io lo dedico, se devo trovare una persona, a mio nonno che non c'è più, che è morto con il Covid, che avrebbe sicuramente esultato, il primo che avrebbe esultato sicuramente sarebbe stato lui. Anche per la lista Fano Cambia Passo? Non ho visto ancora i dati, sappiamo che tutte le liste hanno fatto un grandissimo lavoro, con qualche novità, ma l'importante come sempre è che vinca la squadra, e oggi abbiamo vinto noi. Grazie. Qual è stato il momento che ha decretato la vittoria? Il momento che ha decretato la vittoria è stata una maratona in cui sono sempre stato davanti, ma a qualche seggio arrivava dove non avevo ancora il 50%, quindi è chiaro che abbiamo aspettato fino ad oggi a quest'ora per questo motivo. Quindi adesso che abbiamo la certezza dai dati ufficiosi che siamo sopra a tutti gli altri al 50%, abbiamo esultato. Arriva cosa che farete al sindaco? Beh, il programma è chiaro, nei primi 100 giorni abbiamo l'incarico per il nuovo piano urbano del traffico e i consigli di quartiere, però c'è tanto da fare e non ci fermeremo sicuramente a queste due situazioni. La prima preoccupazione è per i cantieri che ci sono fermi o che stanno ultimando in piena stagione estiva, e questa sicuramente sarà la prima grana che dovremo risolvere. La giunta, preferenze, competenze, tutti insieme. Ancora pensiamo a vedere quali saranno i risultati e poi lavoriamo sulla giunta. È un grande risultato per il centrodestra, perché la terza città delle Marche
Dopo 10 anni torna al centrodestra, centrodestra che governa bene Regione Marche, centrodestra che sta governando bene anche al governo nazionale. Sono sicuro che avremo un massimo supporto sia dalla Regione che dal governo, perché non è mai mancato in questi anni nonostante il colore diverso, ma a maggior ragione oggi che avremo tutto l'ordine diciamo ben disposto. Quale sarà la prima cosa che farà il sindaco Odifa? Beh, adesso vediamo, domani mattina sicuramente andrò a trovare i pescatori che usciranno in mare. Beh, questo è sicuramente un buon punto. Perché la pesca è un settore importante per la nostra città e hanno delle grosse problematiche legate ad esempio al dragaggio del porto e abbiamo una marineria importante che deve essere tutelata, per la quale mi batterò come ci siamo sempre battuti in questi anni per valorizzarla. Cos'è che ha decretato la vittoria? Perché la gente ha scelto lei? Beh, sicuramente c'era voglia di cambiamento, dopodiché sicuramente è stato premiato il mio impegno in questi anni, perché ho visto tante persone che hanno scritto addirittura Luca, Luca, quindi la gente voleva Luca. E quindi sicuramente questo è un grande orgoglio, ma anche una grande responsabilità, perché c'è tanta aspettativa da parte dei fanesi. Però subito i complimenti di fanesi e marchigiani. Sì, io li ringrazio, li ho già ringraziati prima. Non parlo della campagna elettorale perché i fanesi hanno decretato la storia loro e quindi è chiaro che li ringrazio, perché comunque c'è stata una buona campagna elettorale, anche se i temi trattati probabilmente riguardavano più la regione rispetto che la città di Fano. Però in maniera molto sincera e trasparente abbiamo sempre risposto ai vari attacchi e devo dire che comunque c'è stato anche un bel dibattito tranquillo diciamo in questi giorni, quindi devo dire che c'è stata grande correttezza da parte dei competitor, nonostante comunque è stata una campagna elettorale. Quindi. Giusto per far capire a casa, che cosa succederà nei prossimi giorni? Questa sera è il tempo di festeggiamenti, però ad esempio c'è una data entro la quale la giunta deve essere composta? Che domani ci sarà sicuramente la commissione che validerà i dati, okay. Poi mercoledì ci sarà il passaggio di consegne e dopodiché è chiaro che prima possibile, però giustamente bisognerà fare tutti gli adempimenti necessari, perché ho intenzione di fare una squadra forte, competente e che veramente ribalta questa città. I fanesi ce l'hanno chiesto e ho una grande responsabilità addosso, abbiamo una grande responsabilità. 36 anni da consigliere comunale e regionale, diventa primo cittadino della città della Fortuna, lo abbiamo visto anche visibilmente emozionato appena arrivato nel centro storico di Fano di fronte alla sua sede per l'intervista rilasciata alla stampa. Poco dopo lo ha raggiunto anche il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. Con Luca e con tanti altri amici abbiamo riflettuto tanto su questa esperienza, su questa candidatura, però ecco, una vittoria molto, come dicevo, molto importante, perché ci dà anche la possibilità di riuscire a organizzare una visione complessiva del territorio che passa sui servizi, che parte dal potenziamento delle infrastrutture, il rilancio turistico, economico, la questione dei servizi e della sanità. Ecco, sono tante le sfide che stiamo cercando di affrontare con serietà e anche con il giusto approccio. E queste vittorie sono il riconoscimento anche di una politica che cerca di guardare alle cose concrete, pragmatica, e che credo insomma trovi in Luca Serfilippi un ottimo interprete. Voglio ringraziare tutta la squadra, perché la vittoria di Fano, come le tante vittorie che abbiamo avuto su questo territorio, è anche proprio è anche la testimonianza di un grande lavoro svolto da Stefano Aguzzi, da Francesco Baldelli che sono con me in giunta, dal Presidente della Commissione Agricoltura, Mirko Carloni, insomma una squadra che lavora tantissimo e che insomma oggi sta festeggiando traguardi importanti. Allora la Nazione, poi la Regione Marche, Ancona, adesso Fano, insomma sembra un'onda inarrestabile. No, non parliamo di onda, è un progetto, una visione che innanzitutto sta cercando di aggregare il più possibile, ma soprattutto sta dando delle risposte che la nostra regione aspettava da decenni, che non arrivavano mai. Quindi la vittoria di Luca Serfilippi e le vittorie che abbiamo registrato oggi ad Ascoli Piceno, Marco Fioravanti vince praticamente sfiorando l'80% in un capoluogo di provincia, è una vittoria che credo poche volte si sia vista. È anche una testimonianza, anche in quel caso, del buon governo, ma sono tante le vittorie che stiamo registrando in comuni piccoli e medi e che
certificano il buon operato e il buon governo del centro-destra della nostra regione. Consiglio si sente di dare al vincitore? Ma Luca Sanfilippo non ha bisogno di consigli, perché è una persona che è equilibrata, una persona che ha una grande esperienza, è una ad hoc amministrativa, ha grande passione e soprattutto conosce la politica, non la fa per se stesso, la fa per la propria comunità, e sono convinto che lo dimostrerà alla grande. Presidente, Fratelli d'Italia elegge anche un europarlamentare, insomma, e ha tenuto bene in Regione Marche. Fratelli d'Italia ha ottenuto un risultato molto importante nella nostra regione, di molto sopra la media nazionale, di molto anche sopra la media del Collegio del Centro Italia. Abbiamo avuto un record di preferenze, ricordiamo che il presidente Giorgia Meloni è la più votata nella nostra regione con oltre 75.000 preferenze, questo è molto importante perché certifica e denota anche una crescita, però ecco, l'importante per me è il gioco di squadra, la vittoria di squadra, ci fa felici tantissimo anche per, chiaramente per senso di appartenenza, la vittoria dei Fratelli d'Italia, ma la vittoria del centrodestra e il fatto che il centrodestra, gli europei e le amministrative sia una coalizione molto vincente ci conforta rispetto anche al lavoro che abbiamo svolto, e non sono stati anni facili perché ci siamo trovati sulle spalle gli effetti immediati della gestione della pandemia, subito dopo la gestione della pandemia gli effetti economici, gli effetti sulla sanità e poi l'alluvione e poi i rincari per tutte quelle che conosciamo, sono state le vicende delle guerre ma anche del sisma bonus che hanno portato i costi di costruzione che sono schizzati, a bloccare anche la ricostruzione post sismica, cioè tante variabili che hanno inciso in maniera complessa, e nonostante questo ci fa piacere che la comunità marchigiana stia ampiamente confermando il sostegno a questa coalizione. Ripeto, la nostra è una coalizione prima alle elezioni europee e soprattutto praticamente lasciando quasi immutato il risultato delle elezioni regionali, ma anche prima in tante elezioni amministrative. Questo significa che la squadra funziona. E con Carlo Ciccioli adesso a Strasburgo? E con Carlo Ciccioli avremo un rappresentante di questa nostra filiera anche nel Parlamento europeo. Questo è importante, so che stanno scrutinando le ultime sezioni romane, ma c'è un margine ampio che credo lasci il Carlo Ciccioli tranquillo. Vi chiediamo scusa per l'audio disturbato, però purtroppo quello strumento che utilizziamo, che si chiama Bond, che ci serve per trasmettere il segnale, purtroppo nonostante l'avessimo portato in assistenza, nonostante le prove di questi giorni, ci ha dato dei problemi tecnici che durante la diretta stessa non potevamo risolvere. Anche questa sera noi abbiamo le nostre troupe dislocate a Fano e Pesaro, abbiamo Esther Muscò che è a Fano insieme a Luciano, abbiamo sempre su Fano nel centro storico Stefania Schiaroli con Giacomo Vitali, mentre a Pesaro Marco Lunigro e Stefano Barnesi. Ora andiamo però, prima di fare il collegamento con loro, ce l'abbiamo pronto? Ditemi voi, se no io vado a leggere le preferenze dei candidati, perché è un altro dato importante. Andiamo avanti allora, perché abbiamo tutti i dati delle preferenze, insomma siamo tutti curiosi di leggerle. Iniziamo dal partito che ha vinto, dalla coalizione che ha vinto, e quindi con l'aiuto di questo portale ve li faccio vedere. Partiamo da Fratelli d'Italia. Loretta Manocchi ha ottenuto 325 preferenze, Lucia Tarsi 309, Davide Del Vecchio 296, Cavalieri 271, poi abbiamo Gagliardi Mosè con 183, Andrea Montalbini 183, Maria Flora Gianmarioli 144, Pierpaoli Giuseppe 117, Pucci Giorgio 92 e via via insomma tutti gli altri, non riusciamo a leggerli tutti perché sono davvero tantissimi. Andiamo a Civici Fano, Ser Filippi Sindaco, questa è proprio la lista del candidato che è quella che ha ottenuto forse più preferenze, no, sono 866. Andiamo a vedere, dunque, Maghernino Loredana Maria Laura 105, Forti Cristian 56, Palermo Giuseppe 36, Napolitano Asia 26, Guidi Stefano sempre 26, 25 Bucchi Romina. Eccola qua, questa è quella dei civici, quella di prima, questa invece è proprio quella del sindaco che è Fano Cambiapasso, è la lista civica, diciamo così, 3719. Curzi Alessio ha ottenuto 300 preferenze ed è stato più votato di Fano Cambiapasso.
Bavosi Marco ne ha ottenuti 263, 191 per Luciano Cecchini, che conosciamo anche come imprenditore ed ex presidente dell'ente carnevalesca. Costa Giuseppe, anche lui come imprenditore, 171, Scoppelliti Carmelo Luigi, 150, Marco Ferri, fondatore di Fano TV, ne ha ottenuti 143, Letizia Conter 114 e poi proseguiamo con Massimo Pirelli 91, Matteo Del Vecchio 82, Tritto Francesco 80. Andiamo a vedere la lista. Ci colleghiamo? Ok, allora tra poco andiamo a vedere anche le preferenze ottenute dai candidati della Lega. Andiamo allora nel centro storico di Fano, dove è collegata Esther Musco, e vedo con Loretta Manocchi, che abbiamo letto poco fa, le preferenze. Lei è risultata prima della sua lista, quindi intanto complimenti. Sì, siamo con Loretta Manocchi, la coordinatrice di Fratelli d'Italia, siamo qui e felice del risultato raggiunto. Grazie, buonasera a tutti, ancora mancano delle sezioni da scrutinare, quindi diciamo non è un dato assolutamente definitivo. Quello che indubbiamente posso dire è che sono davvero molto felice, molto orgogliosa di questo straordinario risultato. Fratelli d'Italia ha sostenuto Luca Serfilippi incondizionatamente sin dal primo momento, ci ha sempre creduto e come partito abbiamo lavorato affinché questo meraviglioso sogno oggi si potesse davvero realizzare. Sono tra l'altro molto orgogliosa del lavoro fatto in questi ultimi 3 anni. Ho la fortuna di poter guidare questo circolo che è cresciuto tantissimo, è stato diciamo risollevato un po', ecco, in tutta la sua operatività e oggi ha espresso una lista forte, lo hanno dimostrato i numeri, lo hanno dimostrato non solo le preferenze ma lo ha dimostrato anche le europee, che ci ha consentito di eleggere al Consiglio europeo Carlo Ciccioli. Quindi è un partito davvero che anche a Fano, così come il nostro Presidente del Consiglio ha fatto a livello nazionale, in tante città dove abbiamo ottenuto degli straordinari risultati, ha saputo dare quel cambiamento, quella svolta. E quindi non posso essere che davvero tanto felice di questo e ringrazio tutto il gruppo di Fratelli d'Italia che fin dal primo giorno ci ha creduto, si è speso sempre e comunque e ha lavorato per ottenere questo straordinario risultato. Adesso insieme al Luca Serfilippi andrete verso il comune di Fano per continuare insomma sì, un po' ad avere una videata ancora più completa? Assolutamente sì, aspetteremo proprio davvero gli ultimi risultati che stanno giungendo e poi andremo sì, in comune per così festeggiare questa meritata vittoria. Bene, grazie. Simona, ci sono domande dallo studio? No, per il momento no, perché andrei avanti con la lettura delle preferenze. Intanto vorrei, grazie ancora anche a Loretta Manocchi, vorrei farvi vedere le sezioni. Quelle scrutinate e quelle che mancano sono 59 su 68 e in questa schermata vedete appunto che sono pochissime quelle che mancano per avere i dati definitivi, però in base a quelli che intanto abbiamo proseguiamo con la lista della Lega Fano Serfilippi Sindaco. I voti di lista sono 3.123, al primo posto vediamo Alberto Santorelli che ha ottenuto 528 preferenze, Gianluca Ilari 302, al terzo posto Pieretti Davide con 205, Rinaldi Mario Alberto 203, Alessandro Brandoni 150, Francesca Fiorelli 137, Stefano Mirisola 131, Camilla Ravagli 104, Pedini Giampiero 102 e Antonioni Luca 83. Poi ci sono anche logicamente tutte le altre che potrete consultare anche sul sito del Comune. Andiamo a vedere lista di Forza Italia, UDC e Moderati. Al primo posto abbiamo Fiammetta Rinaldi che ha ottenuto 200 preferenze. Tenete anche presente che pure in giunta ci dovrà essere garantita la quota rosa, per cui alcune donne dovranno essere nominate assessori. Poligioni Stefano 129, Terlizzi Antonino 85, Talamelli Mauro 83, Paganelli Nevio 70, Copparoni Alessandro 45, poco dopo Enzo Di Tommaso e Marcello Palazzi, poi Francesca Cecchini con 39. Andiamo a vedere ora le altre coalizioni, partendo da quella di centro-sinistra. Cora Fattori è prima nella sua lista F, una città maiuscola più Europa, ne ha ottenuti 314, seguita da Alex Bevilacqua e Fabiola Pacassoni. Andiamo a vedere la lista di Fanesi Sindaco. Bonci del Bene, detta Poppi Ippolita, al primo posto con 161 preferenze, seguita da Stefano Amatori, 52-44 per Loris Baldi. Nel Partito Democratico vediamo
Sara Cucchiarini, assessore uscente, ha ottenuto 332 preferenze, Dimitri Tinti 274, Cesare Magalotti, primario di Fano 179, Enrica Maggi 150, Carla Cecchetelli, che è stata fino a pochi giorni fa presidente del Consiglio Comunale di Fano, ha ottenuto 116 preferenze, Tombari Gioele 112, Mei Alessandra 111, Tonti Bandini Riccardo 110, comunque sono tutti voti alti, Bittoni Tommaso 98 e poi seguono Derna Maggioli, Giagnolini Alessandra e Alessandro Edoardo Fichera. Andiamo avanti con in comune di Mascarin, Samuele Mascarin 625 preferenze, Giovannelli Emanuela 102, Carnaroli Rita 77 e poi andiamo avanti con Camba Afida con 50, Uguccioni Simone 42, Zamperrico 34 e Di Girolamo Alessia 32, 31 per Marta Guido. Andiamo avanti con Noi Civiche, Eten Lucarelli, anche lui assessore uscente, ha ottenuto 380 preferenze, seguono Barbara Brunori con 318, Mirko Pagnetti con 119, Silvia Di Cecco con 73, Piero Valori 72, Marco Battistelli 62 e poi abbiamo ancora Carmine Parisi con 43 preferenze e via tutti gli altri, Movimento 5 Stelle, Francesco Pannaroni, consigliere comunale uscente, ha ottenuto 248 preferenze, Giovanni Fontana, che sedeva insieme a lui in consiglio, 109, Gaudino Anna Maria al terzo posto con 66, seguono Giacomo Furlani con 52, Bernabucci Matilde con 30, a parità Pusineri Susanna e poi seguono tutti gli altri candidati in lista. Bene comune, Luciano Benigni lo vediamo al primo posto con 121 voti. Fraternale, Belloni Paola 93, Bellini Barbara 66, Mogiatti Massimo 53, Mauro Del Bene 52, 52 anche per Marco Labbate, 51 per Matteo Giuliani. Abbiamo un altro Giuliani, ma Francesco con 48 preferenze, Magnanelli Giorgio 47, De Marchi Carlo 44. Scendiamo ancora, andiamo nella coalizione, siamo nella coalizione dei progressisti con l'Alleanza Verdi Ribella, Diamattini Mattia 92 preferenze, Teodosio Auspici con 78 si posiziona al secondo posto, Mattioli Michele con 41, 20 per Campolucci Barbara, 18 per Sanchi Filippo, 18 anche per Turiani Vincenzina, 14 Alciu Durin e poi Fiscaletti Susanna, Monda Claudio, Facchini detto Pipetta Mario. Verdi Ribella, andiamo avanti con invece la Fano che vogliamo Marchegiani Sindaco, vediamo al primo posto Lorenzo Marchegiani con 59 preferenze, Gianluca Cespuglio con 41, 41 anche per Della Santa Fabio, Broccoli Martina 37, 18 sono quelle di Cristina De Blasi, e 18 anche per Liliana Gabrielli e Genga Secondo, 14 per Giombetti Luigi, seguono Maggi Mirella e Schermi Fausto. PSI, Tiziano Busca, candidato anche alle elezioni europee, però purtroppo per le europee non ce l'ha fatta, 62 preferenze invece quelle ottenute per questa candidatura con il Partito Socialista Italiano, che comunque lo vede primo, il primo candidato di questa lista, quello che ha ottenuto più voti, di Tota Daniele II con 32, 29 per Piersanti Francesco, 19 per De Benedittis Ivana, e poi le altre 17, 17, 17, 15, insomma, seguono tutti quelli che vedete in questa schermata. Queste le preferenze, però ricordiamo appunto che mancano ancora alcune sezioni. Vediamo quella dei sindaci che è aggiornata, sono sempre 59 su 68 sezioni e vediamo Luca Serfilippi che raggiunge il 50,72%, seguito da Cristian Fanesi con il 30,02 e 19,27 per Stefano Marchegiani. Allora, possiamo mandare qualche altro contributo oppure andiamo avanti con i collegamenti? Perfetto, andiamo con quello di Cristian Fanesi che oggi pomeriggio, dopo aver capito insomma, l'andamento, ha commentato così l'esito delle votazioni. Siamo con il candidato sindaco Cristian Fanesi e l'aria è pesante. Sì, ah, posso mettere la cuffia. L'aria è pesante perché realisticamente il divario, anche se di misura molto limitata, ormai è incolmabile, quindi probabilmente se i dati sono giusti e corretti, quelli arrivati presso il nostro centro, diciamo, in sede
lungo il corso a Fano i dati ci dicono che la vittoria, seppur di misura, al primo turno è di Luca Serfilippi, e quindi complimenti a Luca Serfilippi, che sarà il prossimo sindaco di Fano. Gli faccio davvero un in bocca al lupo, non posso celare il mio rammarico per questo risultato, però faccio l'in bocca al lupo e rispetto come dire, la volontà popolare, e dunque questo mi sembra sufficiente per il momento. Mi piacerebbe anche ricordare, insomma, che alla fine lasciamo questa città una città con tanti, molto meglio di come l'abbiamo trovata 10 anni fa, con tanti progetti in corso, con un bilancio che è adeguato, in ordine, e abbiamo davvero fatto il possibile per fare questa città più bella e più accogliente, e dunque questo comunque è un risultato che rivendico e rivendichiamo con orgoglio. Dopodiché siamo qui, la consegniamo in mano al centrodestra se i dati dovessero essere confermati. Mi dispiace molto, ovviamente ci tenevo tantissimo, ero l'unico che poteva battere Serfilippi. Mi dispiace anche per la strategia che hanno messo in campo gli amici del Fronte Progressista, che nelle ultime 3 settimane hanno fatto una campagna elettorale molto aggressiva nei confronti miei, personale, quasi come se il nemico da battere fossi io. Invece, con questa strategia anche un po' stupida, hanno permesso di far vincere il centrodestra il primo turno. Me ne dispiace, però ringrazio tutti coloro i quali mi hanno sostenuto sin dall'inizio, ringrazio davvero le liste che hanno fatto parte della mia coalizione, in particolar modo vorrei menzionare la lista Fanesi Sindaco, che ha avuto anche un buon, sta avendo anche un buon risultato, e dunque adesso si riparte dai giovani, e credo che sia necessario, affinché tutti quanti possiamo dare il nostro contributo in questa città. Faremo un'opposizione, ovviamente io sarò sempre, sempre sono stato, all'opposto della destra populista che rischia di governare questa città, e quindi sarò sempre là, coerentemente con le mie idee, con la mia storia e con la mia, diciamo, modo di fare. E quindi questo è un risultato che comunque è importante, perché vincere al primo turno dopo un'amministrazione uscente è un dato politico molto importante. La divisione della sinistra non ha aiutato, parlare male del candidato sindaco che più forte rispetto agli altri poteva combattere il candidato di destra è stato un errore, e dunque siamo qua a dover dire che si riparte, e si riparte dai giovani. Ecco, appunto, lei l'ha detto prima, parlava di questa aggressività nella campagna elettorale da parte dei progressisti, però credo effettivamente che il problema principale sia stata proprio questa spaccatura all'interno della sinistra, quindi progressisti e centrosinistra, se sin dall'inizio fossero riusciti ad unirsi, insomma, il risultato sarebbe stato diverso. Sì, anche perché il gradimento, i dati che avevamo, del gradimento rispetto all'amministrazione uscente erano alti, e poi questa campagna elettorale ha definitivamente creato una spaccatura all'interno della sinistra. Me ne dispiace molto, però questo è un dato politico, quasi fosse stato, come dire, deciso a tavolino con Fratelli d'Italia e la Lega. Aspettiamo allora i dati definitivi. Fanesi, lei quanti seggi scrutinati ha? Sì. Tanti, per cui dice che potrebbe ormai essere quello non definitivo. Non c'è possibilità di recuperare, probabilmente di poco, ma probabilmente il candidato sindaco di centrodestra è sopra. E d'altra parte, come sa, sono l'ingegnere, ormai i numeri li conosco e non li recuperiamo più. Dunque, queste le parole rilasciate, le parole a caldo di Cristian Fanesi rilasciate durante la diretta di oggi pomeriggio. Vedo in questo momento Stefania che è in compagnia dell'altro candidato sindaco Stefano Marchegiani, che immagino voglia replicare alle parole di Fanesi. Stefania, è così? Buonasera Simona, sì, siamo qui in collegamento con Stefano Marchegiani che vorrebbe fare il punto della situazione anche lui. Sentiamo che cosa ha da dire.
Ma intanto complimenti al candidato del centrodestra che, se i dati sono confermati come sembrano, vince il primo turno. Poi sull'analisi di Fanesi adesso vale la pena replicare un attimo, cioè un'amministrazione che esce con il vento in poppa, come dice lui, con una luna di miele continuativa di 10 anni, non perde al primo turno, possono esserci elementi di contrasto, non è l'unico comune che si presenta con 3 schieramenti. Il distacco è forte e quindi noi abbiamo fatto una proposta di qualità che poteva aumentare il peso specifico dell'amministrazione uscente in un'alleanza di campo giusto, è stata rifiutata, si parla ancora in queste ore di analisi di nomi, io sono il candidato, l'unico che poteva farcela, quello che ha vinto le primarie di 3 voti, credo che sia una distorsione del dibattito politico, bisognava avere un collante programmatico per poi scegliere la persona più adatta per guidarlo. Erano risultati fatti, risultati continuativi, sarebbe bene anche in questi minuti non continuare a insistere su questa logica perché non porta bene per il futuro. E quindi pensa che i cittadini siano stati condizionati particolarmente da questa spaccatura tra di voi? Ma se adesso una formazione che ha uno storico zero come la nostra arriva vicino al 20%, ha un significato, no? Poteva essere una dote da spendere in un tavolo che per un attimo parlasse di programmi, di cose da fare, perché la gente ha dato un giudizio sull'amministrazione uscente, ha dato un giudizio anche sulla spaccatura indubbiamente, perché questa è stata una sconfitta iniziale, non riuscire dopo mesi di trattative, non tanto mie quanto dell'altro fronte progressista che si era formato prima dell'ingresso mio in loro, c'erano forse delle possibilità caldeggiate anche da chi stravince nella vicina Pesaro, no? Peraltro se ci mettiamo, facciamo il conto sulla politica lungimirante del Partito Democratico che perde San Costanzo, Pergola, Cartoceto, non vedo tutta questa lungimiranza in un partito che ha una grande responsabilità di guida del territorio. Una spaccatura che è partita dalle primarie, perché comunque già il fatto di non trovare un candidato sindaco è stato, insomma, si è sentito nella città. Ma io non ho mai posto veti, perché secondo me la politica non si fa con i veti, avevo semplicemente pregato di fare le primarie per tempo per sapere con quale sindaco o sindaca avremmo dovuto confrontarci. Questo non è stato possibile, sono state rimandate al 15 di aprile, a giochi già fatti, perché le forze politiche poi si misurano con i mesi, i tempi e la campagna elettorale, quindi non c'è stato interesse, no? C'era la convinzione che si confluisse in un ballottaggio automaticamente su chi arrivava un pochino più là. Pronti per l'opposizione? Assolutamente sì, noi abbiamo una delega importante ai cittadini che ringraziamo tutti per questo quasi 20%, e la eserciteremo in Consiglio Comunale con grande determinazione, con proposte costruttive ma anche con una severa vigilanza su eventuali distrazioni. Perfetto Simona, adesso ci incamminiamo per la prossima intervista. Grazie a te. Anche a Stefano Marchegiani per la sua disponibilità. Tra pochissimo saremo già pronti per la prossima. Perfetto. Ah, è arrivato, guarda, Simona, sei in diretta? Sei in diretta? Siamo ancora in diretta, quindi un abbraccio, insomma, le congratulazioni di Stefano Marchegiani nei confronti. Siamo tutti qui. Del neo candidato sindaco Luca Serfilippi. Sta facendo le congratulazioni la Simo. Aspetta un attimo che ha perso l'auricolare. Scusate, la diretta ha perso l'auricolare. La Simona ti stava ringraziando appunto per la tua disponibilità. Grazie a voi, grazie a tutti anche per questa campagna elettorale lunga dove siete stati molto presenti. Grazie Stefano, grazie Simona, ancora. Ci riaggiorniamo dopo. Settembre per ora è tutto. Ci incamminiamo per la prossima intervista. Noi fra 10 minuti abbiamo Massimo Seri. Perfetto, okay? Attendiamo. Noi intanto ci spostiamo a Pesaro dove ha vinto Andrea Biancani. Abbiamo regia un attimo il cartello, lo rifacciamo vedere con le percentuali raggiunte. Importante, Andrea Biancani ha ottenuto oltre 28.000 voti, il 60,70% delle preferenze. Vi dico anche chi è Andrea Biancani, per chi non lo conoscesse, ha 53 anni, è diplomato all'Istituto Tecnico Agrario, è laureato in scienze geologiche, è sposato e dal 2020 è dipendente presso l'Agenzia delle Entrate. La storia politica inizia a Pesaro nel 1999 con l'elezione a consigliere di quartiere. Dopo 5 anni di mandato è stato eletto consigliere comunale e dal 2009 al 2015 ha fatto parte della giunta comunale pesarese come assessore con deleghe ai quartieri, protezione civile, lavori pubblici, patrimonio, manutenzione, sistemi e reti informative. Dal 2015 è consigliere regionale e si occupa di politiche di bilancio, cultura, politiche giovanili, ambiente, sicurezza e affari istituzionali. Dal 2015 al 2020 ha presieduto la Commissione Urbanistica, Infrastrutture e Ambiente, mentre dal 2020 è vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche. Dunque anche lui
adesso tornerà nella sua Pesaro, ma come primo cittadino, lo vediamo mentre ha votato insomma in questo fine settimana. Oggi pomeriggio Marco Lonigro lo ha intervistato, allora sentiamo le dichiarazioni del neo sindaco di Pesaro, Andrea Biancani. Siamo in compagnia di Andrea Biancani, possiamo dirlo ormai, quasi il nuovo sindaco di Pesaro. Speriamo che ancora non è lo spoglio, non è finito, però diciamo che promette bene, diciamo che promette bene. Allora, partiamo dal principio, che campagna elettorale è stata la vostra? È stata una campagna elettorale alla Biancani, cioè una campagna elettorale vissuta e fatta sempre in mezzo alle persone. Io sono un amministratore che è sempre stato, al di là della campagna elettorale, in mezzo alla gente, andando a ascoltare, prendendo appuntamenti, cercavano di risolvere quelle che erano le tematiche sia che erano di mia competenza, ma spesso anche quelle non di mia competenza. Ho cercato di sempre di mettere a disposizione le mie capacità, le mie competenze, ma la concretezza per riuscire appunto a risolvere le questioni. Adesso in questi due mesi abbiamo raccontato quella che era la visione di città, cioè una città sempre più bella, una città sicura, una città inclusiva, una città che deve avere la forza di migliorare ulteriormente, la capacità di poter spendere tutte le risorse che abbiamo. Tra le priorità ho detto che mi occuperò sia dei quartieri sia della manutenzione della città, ma dall'altra parte dobbiamo essere bravi anche a far sì che non dobbiamo lasciare indietro nessuno. I bisogni delle persone sono aumentati per quello che potremo, ovviamente anche insieme allo Stato, insieme alla Regione, ma anche come comune stesso cercheremo di stare vicino a tutti. Ho sempre ritenuto importante investire su alloggi popolari, sono decine di alloggi popolari che andremo a completare nel corso dei prossimi anni, e anche questo penso che sia un valore aggiunto. L'ambiente è un tema centrale di cui dobbiamo occuparci, ma soprattutto cercheremo di fare squadra con tutto il territorio, perché il tema dell'acqua e il tema dei rifiuti sono tematiche che dovremo affrontare in collaborazione con tutti gli altri enti. Abbiamo visto una stretta di mano con l'ANZI, si aspettava un distacco così? Beh, io devo dire che sentivo comunque che stavamo andando bene, che comunque le persone erano contente di questa candidatura. Siamo riusciti a tenere insieme sette liste, i candidati molti erano veramente motivati, e quindi il risultato, mi aspettavo comunque un buon risultato. Ho anche detto che sin da subito cercheremo comunque di lavorare tutti insieme, coinvolgendo anche l'opposizione, perché il mio carattere comunque non è un carattere conflittuale. Ovviamente se poi l'opposizione vorrà cogliere questa opportunità la coglierà, se non la vuole accogliere ovviamente non posso farci nulla, però cercheremo nell'interesse di tutti i cittadini di occuparci delle cose principali insieme. Abbiamo cantieri importanti come quello del nuovo ospedale, le opere di autostrade che devono essere completate, tutti i lavori del porto che devono ancora iniziare, i 150 milioni di euro di competenza comunale che devono partire. Ho sempre detto che cercherò di portare avanti anche un progetto diverso per valorizzare veramente i mosaici del Duomo, ovviamente in collaborazione anche con il seguito di un confronto insieme alla Curia. Quindi le cose di casa al fuoco se ne parecchia, e cercheremo di portare avanti un po' alla volta tutti i temi che abbiamo detto in campagna elettorale. Come si può fare meglio di Matteo Ricci? Beh, diciamo che ognuno porta a se stesso. Matteo Ricci è stato un buon sindaco, anzi un ottimo sindaco, il risultato delle elezioni europee lo dimostrano, gli faccio anche i miei complimenti. Io porto il mio modo di essere, una persona che sarà sicuramente più presente, nel senso che non ho velleità di livello nazionale, sarò un sindaco competente, concreto, presente, che ascolterà i propri cittadini, che poi farà quelle scelte che sono necessarie per migliorare appunto la qualità della vita di tutti. Queste le parole di Andrea Biancani. Noi allora torniamo direttamente a Pesaro per collegarci con Marco Lonigro, che vedo già in postazione. Marco, nel corso di questa pausa che abbiamo fatto per insomma preparare le interviste, hai avuto modo anche di intervistare altri candidati? Sì, esatto Simona, abbiamo intervistato altri candidati nel corso del nostro giro pomeridiano nelle diverse sedi elettorali. In questo momento scorrono i titoli di coda in questa lunga giornata per quanto riguarda le elezioni amministrative 2024 a Pesaro. Un piccolo riassunto, perché giustamente insomma abbiamo appena ascoltato le parole di Andrea Biancani, che viaggia intorno al 63%, attualmente le sedi scrutinate sono più di 100, quindi insomma stiamo per avvolgere
al termine. C'era attesa per quanto riguarda Marco Lanzi, perché è corretto insomma essere sinceri, c'era molta attesa su Marco Lanzi, in realtà qualcuno addirittura sperava in un ballottaggio, così non è stato. C'è un'ampia distanza, una distanza con Marco Lanzi che si ferma all'incirca sul 32%, mentre invece le altre due liste civiche, quindi Piaperici con Vieni Oltre al 2, mentre infine Oliva di Spazi Liberi a 1,7%. Proprio Oliva lo abbiamo intervistato poc'anzi, quindi insomma chiedo alla regia di mandare in onda il contributo. È chiaro che è molto difficile arrivare oltre il 3% per entrare in consiglio comunale, questo era il mio obiettivo, ma ciò nonostante la campagna elettorale per me è stata molto significativa, perché ho avuto modo di ascoltare tanta gente, da dove è emerso che comunque la gente ha dei disagi, dalla manutenzione a tante altre cose che ci sono in città, e quindi la mia lotta continua eventualmente anche da fuori il consiglio comunale. Parlavo di grande attesa per quanto riguarda Marco Lanzi, così non è stato, nel senso che non sono arrivati comunque risultati importanti, non si è avvicinato così tanto alla vittoria. Bene invece ha fatto la sua lista giovani Pesaro, i giovani a sostegno di Marco Lanzi, una lista che con 1771 voti, con il 4,15%, quindi superato il 3%, porta a casa un buon risultato. Delusione per quanto riguarda Marco Lanzi, ma soddisfazione per quanto riguarda invece la lista giovani Pesaro. Abbiamo ascoltato, abbiamo intervistato il capolista Antonio Bartolomei. Esatto, sì. Allora, il dato confortante è questo 4% di persone che hanno voglia veramente di cambiamento, hanno voglia di portare i giovani finalmente in consiglio comunale, le idee dei giovani, portarle finalmente all'attenzione. Naturalmente c'è l'amarezza per il risultato totale della coalizione, però il 4% è un dato confortante che moralmente ci ha dato slancio, e quello che ci è stato richiesto da tutti i partiti, tutte le liste, è di continuare questo lavoro anche nei prossimi 5 anni, dato che probabilmente, speriamo, riusciremo ad avere un consigliere comunale. E infine chiudiamo. Marco, perdonami, ti devo bloccare perché andiamo un attimo in collegamento su Fano, dove Luca Serfilippi è entrato nella sala. Vediamo un attimo, vediamo dove sono, se riusciamo a collegarci nella sala della Concordia. Eccolo qua, e sta parlando insomma al suo pubblico formato da candidati e simpatizzanti. Ascoltiamo le sue parole. Poi alla fine sono arrivati, questo significa che i fanesi ci hanno premiato, quindi significa anche che abbiamo una grande responsabilità, perché un conto se fossimo andati al ballottaggio, e sappiamo benissimo che il ballottaggio è molto più difficile perché le persone devono essere riportate a votare, e in un momento come questo non è facile riportare le persone a votare. Però i fanesi hanno dato un segnale chiaro, cioè i fanesi vogliono il cambiamento, e l'unico vero cambiamento siamo noi. Quindi ragazzi, facciamo finta. Insomma, ancora vediamo Luca Serfilippi emozionato. Perché tanto siamo tra amici, di ringraziare in primis la mia famiglia, Francesco, Edoardo, la compagna e il bimbo di 1 anno. Michela e tutto lo staff, Maria. Michela, Marina, Marianna e tutti gli altri partiti. Ho fatto un gran lavoro. Detto questo, visto che l'accoglienza è senza quello che ci aspettavamo, direi di tornare di sotto. Eccoci, ciao, buonasera, ciao. A seguire gli scrutini di sotto nell'atrio, e poi torniamo in sede di coalizione. Tanto il passaggio delle consegne non avverrà né oggi né domani, ma avverrà mercoledì. È chiaro che in base
la prefettura, quello che deciderà, vi informerò. Adesso seguiamo gli ultimi segni perché ho visto che ancora le cose sono in evoluzione, però al di là del risultato personale di ognuno di voi, io vi ringrazio singolarmente per il lavoro di squadra che abbiamo fatto, perché io non ho avuto mezzo problema. Bene, queste insomma le parole di Ser Filippi, che è entrato ufficialmente in comune da primo cittadino. Adesso ci ricolleghiamo, se riusciamo, con Stefania Schiaroli, poi insomma anche nella giornata di domani avremo modo di rintervistare anche con più calma Ser Filippi. Vediamo ancora le immagini, facciamole vedere mentre ci colleghiamo se possibile, a meno che non dobbiate staccare il segnale per andare da Stefania. Vediamo appena finito questo momento di ringraziamenti, abbiamo visto ancora Luca Ser Filippi emozionato, esattamente come oggi pomeriggio, e dicevo poi sicuramente domani riusciremo a darvi anche gli ulteriori aggiornamenti, i dati più precisi come per quelli per le preferenze e quant'altro. Stefania Schiaroli, dicevo, dovrebbe essere in collegamento con Massimo Seri, sindaco uscente di Fano, si è candidato alle europee con Azione, con Calenda, però non è riuscito a raggiungere le preferenze necessarie per diventare un europarlamentare, a differenza invece di Ricci e di Ciccioli. Vediamo che si stanno preparando, appena siamo pronti diamo la parola a Massimo Seri per avere un commento di quanto è accaduto sia a livello comunale che nazionale. Allora Stefania, non so se mi senti, noi ci siamo pronti, vediamo che sta passando l'auricolare a Massimo Seri, a te la parola, non ti sento, prova un attimo a riparlare, eccoti qua, sì, prego. Va 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, ci siamo, ci siamo. Allora, siamo con Massimo Seri, e quali sono le, purtroppo, come sono le sensazioni della serata? Beh, sai, io mi sto preparando a passare le consegne, domani si convocherà la commissione che notificherà la nomina del 24esimo sindaco della città di Fano, Luca Ser Filippi, a cui auguro veramente buon lavoro, una persona per bene. E io quello che posso dire è che da ex sindaco sarò a disposizione, perché uno rimane sempre sindaco nei confronti della propria città, e quindi pensiamo e auspichiamo che si possa avere il meglio per Fano. Chi viene dopo deve fare sempre meglio, quindi l'auspicio è che faccia meglio di me. Io lascio anche con soddisfazione, perché sono stati 10 anni intensi, penso che Fano in questi 10 anni sia migliorata rispetto al 2014, nel 2024 un'altra Fano. E quindi ho un bilancio personale che penso sia positivo, poi non sta a me giudicare, saranno i cittadini, ma oggi abbiamo, come dicevo, il nuovo sindaco, rinnovo gli auguri e che dire, mi preparo ad uscire. Seri, qual è la sua analisi del voto? Dal municipio, dalla casa comunale. Beh, l'analisi del voto è, adesso a mente bisognerà attendere un attimo, però i cittadini hanno, diciamo, i cittadini alla fine si esprimono in quello che vedono, in quello che percepiscono. Probabilmente le proposte degli altri due candidati sindaci non erano sufficienti per attrarre quel consenso utile per andare al ballottaggio ad un secondo confronto. Quindi c'è stata una, anche se di misura, però c'è stata un'indicazione chiara, e quindi le dice non hanno piuttosto valutato questi ultimi anni da lei della giunta Seri, ma piuttosto i programmi e quello che... Ma guardi, io penso che adesso quando si va a un confronto elettorale si guarda davanti, non si guarda alle spalle, a prescindere da quello che è il risultato. E io penso che la maggioranza della città abbia apprezzato il lavoro di questi anni, le tante cose fatte, poi oggi vediamo ancora dei cantieri, dei momenti di disturbo, queste sono inevitabili quando si fanno tante cose, però quando si va a votare non si guarda quello che è fatto, anzi lo si dà per acquisito, e si guarda alle proposte e all'empatia, ai sentimenti che vengono trasmessi. Probabilmente chi ha vinto è riuscito a trasmettere maggiore empatia, maggiore entusiasmo, è riuscito a catalizzare la maggioranza dei votanti fanesi, e quindi va riconosciuto il merito, perché poi al di là dei pensieri, delle simpatie, delle antipatie, sono dei dati oggettivi che vanno rispettati, che vanno riconosciuti, che hanno anche dei messaggi e danno un valore.
magari molti cittadini però non hanno accettato questa spaccatura del centro-sinistra, il fatto che non si siano riusciti a mettere d'accordo. Sicuramente il centro-sinistra deve fare un'autocritica, ha sbagliato tutto, perché ha sbagliato tante cose, dalle primarie che sono arrivate lunghe, da divisioni interne ad alcuni partiti, da personalismi, e messo tutto assieme queste sono le conseguenze. Rimanendo nel tema delle amministrative, come vede l'opposizione? Beh, l'opposizione dovrà fare il suo lavoro costruttivo di analisi, di critica e di proposta nella dialettica, nel confronto che ci sarà, quindi auguro buon lavoro anche all'opposizione. Simo, avevi una domanda prima che gli faccio una domanda sulle europee? Quale sarà il futuro di Massimo Dimmi Seri? Dimmi pure, vai. Beh, Massimo Seri intanto adesso rientra al proprio lavoro, io ho un lavoro e quindi da mercoledì riprenderò a fare le mie funzioni ante assessore provinciale, perché prima di essere sindaco ho svolto per 5 anni assessore in provincia, e quindi tornerò a fare il cittadino normale. Sicuramente mi riposerò un po' quest'estate, visto che in questi 10 anni l'impegno è stato totalizzante, non mi sono mai risparmiato, questo la gente... con qualche pensiero in meno, e devo dire, ecco, guardi, una gratificazione che ho avuto in questi giorni, tante persone mi hanno fermato per strada ringraziandomi, facendomi tanti auguri, quindi io penso che per un sindaco la gratificazione è quando le persone ti riconoscono, anche magari se non sono dalla tua parte, un merito, un impegno, una passione e un amore per la città, e questo penso sia la gratificazione più grande che ho avuto, e in questi anni, lasciatemelo dire, ho avuto questa percezione di aver avuto grande rispetto e grande sintonia con le persone, e penso sia la cosa più bella e importante, perché un sindaco non è solo fare le cose ma anche un rappresentante di una comunità, e penso di averla rappresentata, la comunità dei fanesi. Un'ultima domanda sulle europee, voi Stati Uniti d'Europa con Busca non avete raggiunto la soglia, pensa che le divergenze erano tali per non poter trovare un accordo? Beh, quello è un problema nazionale, perché le scelte in questo caso sono delle leader nazionali. È certo che se fossero stati insieme oggi volevamo al 7-8%, se non il 9%, perché poi c'è un valore aggiunto. Per quello che mi riguarda non posso che ringraziare le tante cittadine e tanti cittadini fanesi che hanno espresso la fiducia nei miei confronti, perché a Fano il risultato finale è di circa il 9%, ma in realtà è superiore, perché quasi 2 punti mi sono stati annullati per errori nell'espressione della preferenza nel mio nome in simboli diversi dal mio. Quindi in realtà era oltre il 10%, e penso che dopo 10 anni da sindaco è un riconoscimento importante ad una persona, perché da solo aver portato il 10%, se guardiamo la concorrenza che c'era nel territorio e le risorse e gli strumenti messi in campo rispetto ai miei, che erano semplicissimi e modesti, è un grandissimo risultato, per cui veramente mi sento di ringraziare tutti quanti per questo grande risultato. Poi ahimè il quorum nazionale non è stato raggiunto, ma quello sono altre dinamiche. Per quello che riguarda il nostro territorio, la nostra città, è stata per me anche questa una grande soddisfazione. Bene, grazie a Massimo Seri, che Simona, siamo qui vicino sempre al centro storico, ci recheremo subito adesso di nuovo a Piazza 20 Settembre per intervistare Minardi, e per il momento è tutto, ti restituisco la linea, ti ringrazio e arrivederci a tra poco. Grazie, ci vediamo tra poco, un ringraziamento anche a Massimo Seri, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo in diretta. Bentornati in diretta, prima di tornare in collegamento con Marco Lonnigoro a Pesaro per farvi ascoltare anche le parole del sindaco, ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che oggi possiamo dire è un europarlamentare, voglio guardare insieme a voi tutti i sindaci, i nuovi sindaci che sono stati eletti. Partiamo da Acqualagna. Acqualagna ha vinto Pierluigi Grassi con 1.393 voti. Uno alla volta, li guardiamo tutti. A Pecchio ha vinto con il 57,84% Vittorio Alberto Nicolucci. A Belforte Allisauro, Federica Battazzi, candidata in solitaria, è stata insomma eletta sindaco. Vi ricordo che
In questi comuni erano 16 candidati che correvano in solitaria, o meglio di 16 comuni, e dovevano raggiungere non soltanto il 40% più uno degli aventi diritto al voto, quindi tutte queste persone che andavano a votare, ma anche il 50% delle schede valide, quindi un doppio risultato che dovevano ottenere, però insomma non ci dovrebbero essere stati problemi e quindi sono stati eletti tutti e 16. Romina Pierantoni, sindaco di Borgo Pace, con 286 voti, infatti le sezioni erano soltanto due. Andiamo a Cagli, dove vediamo che anche qui si è concluso. Alberto Alessandri è stato confermato sindaco con il 60,52%. Il suo sfidante era Alberto Mazzacchera, che ha ottenuto il 39,48%. Da Cagli ci spostiamo a Cantiano, dove è stato confermato sindaco Alessandro Piccini con il 69,14%. Il suo sfidante era Luigi Soriani. Quindi proseguirà il mandato. Da Cantiano andiamo in Carpegna, dove ha trionfato con il 62,28% Mirko Ruggeri. Ruggeri è per Carpegna, il nome della sua lista, 682 i voti. Andiamo a Cartoceto, abbiamo sentito oggi al telefono Enrico Rossi, soddisfatto per il risultato ottenuto, 2.838 i voti a lui insomma assegnati, registrati. A Fano, ci ricolleghiamo tra poco, ma abbiamo visto che Luca Serfilippi ha trionfato, qui il dato si attesta al 50,61, però sono 63 seggi scrutinati su 68. A Fratterosa Marzio Massi è eletto sindaco con 356 voti. Torniamo di nuovo indietro per passare a Frontone. Frontone, qui abbiamo Daniele Tagnani, che è stato eletto con 718 voti. E poi a Gabicemare, dove ha vinto con il 50,23% Marilla Girolomoni. Il suo sfidante era Michele Bencivenga. Da Gabicce ci spostiamo a Lunano, anche qui un solo candidato, Mauro Dini, stato uno dei primi ad essere eletto oggi pomeriggio, 582 i voti, anche perché la sezione da scrutinare era soltanto una. A Macerata Feltre invece 622 i voti, pare al 53,71% per Massimiliano Gorgolini, che ha sfidato Andrea Sartori, che si è attestato al 46,29%. Da Macerata Feltrea cambiamo comune, andiamo a Mercatello sul Metauro. Alfiero Marchetti è stato eletto sindaco, ha raggiunto il 50,74% dei voti. Proseguiamo ancora, Mercatello sul Metauro, vediamo Alfiero Marchetti, 50,74%, è lui il sindaco di Mercatello sul Metauro. Da qui andiamo avanti, andiamo a Monbaroccio, abbiamo avuto ospite Emanuele Petrucci nel corso di questa lunga maratona elettorale, ancora più avanti il nome della sua lista, 1091 i voti ottenuti da Emanuele Petrucci, che così proseguirà questo suo impegno da primo cittadino, lui al secondo mandato. Eravamo a Monbaroccio, adesso andiamo a Montecerignone, vediamo qual è la situazione. Davide Giorgio Giorgini, unico candidato, ha vinto con 309 voti, però soltanto una sezione da scrutinare. Anche questo risultato insomma, è arrivato abbastanza presto. Montecerignone è fatta, andiamo a Montegrimano Terme. Qui abbiamo Elia Rossi, sindaco, con 542 voti. Montegrimano Terme... Passiamo a Monteporzio, qua abbiamo Marco Moscatelli che ha vinto con il 62,60% dei voti. E poi passiamo a Montecalvo in Foglia, vediamo qui che è stato eletto sindaco una donna, Donatella Paganelli, che è stata eletta con 1147 voti. Da Montecalvo in Foglia andiamo a Montefelcino, vediamo Maurizio Marottesi, sindaco, con 1231 voti. E poi ancora Montelabate, Roberto Rossi ha ottenuto il 45,78%, però in questo caso gli sfidanti sono tre, non è stato raggiunto il quorum del 50% più uno, per cui sì, dovrà andare a ballottaggio, andranno Maurizio Golini con Rossi. Questo a Montelabate. Da... Ok, quindi
Quanti me ne mancano? Se non è urgente, io direi di chiudere questa carrellata, così vediamo tutti i sindaci. Andiamo con Peglio. Livio Talozzi, 375 voti per il candidato della lista Peglio Vivo. E poi andiamo a Pergola. Ecco, a Pergola Simona Guidarelli, sindaco uscente, non è riuscita a riconfermare questo suo ruolo, questo suo incarico. È stata battuta da Diego Sabatucci, che ha ottenuto il 67,01% dei voti, pari a 2.257 preferenze. E Diego Sabatucci è di Pergola nel cuore. Da Pergola andiamo a Pesaro, ci torniamo tra poco in collegamento. Petriano ha vinto Giovanni Angelini con 845 voti, il 57,88% delle preferenze, soltanto tre sezioni da scrutinare. E ancora Pian di Meleto, vediamo Nicolò Pierini che ha vinto con il 52%, si è sfidato con Veronica Magnani. Andiamo avanti e vediamo che cosa è successo a Pietrarubbia. Maria Assunta Paolini, oltre 70% delle preferenze. E poi andiamo avanti con Piobbico. Piobbico Alessandro Urbini, unico candidato, è stato confermato sindaco. Poi a San Costanzo ha vinto Domenico Carbone, il nuovo sindaco del comune di San Costanzo, ha vinto con il 58,45% delle preferenze, lo abbiamo sentito nel pomeriggio, un giovane sindaco che è riuscito a battere Milena Volpe e Davide Bruscia. Da San Costanzo andiamo a San Lorenzo in Campo, dove Davide Dell'Onti si è confermato sindaco con oltre il 73% delle preferenze. E ancora Sant'Ippolito Marco Marchetti, sindaco uscente, è stato confermato, si è ricandidato, ha ottenuto 794 voti, oltre il 70%, eccola qua la percentuale, 75,04, commentavamo proprio con il sindaco oggi pomeriggio di questa percentuale che è veramente significativa, tanti i suoi concittadini che sono andati alle urne. Andiamo a Sasso Corbaro Auditore, dove Daniele Grossi l'ha spuntata con il 50,57% delle preferenze. E poi ancora abbiamo gli ultimi comuni da verificare, Serra Sant'Abbondio, Ludovico Caverni, sindaco uscente, è stato riconfermato con 398. E Tavuglia, andiamo a Tavuglia, Patrizio Federici, il sindaco, è stato votato da 2.904 concittadini. Da Tavuglia ci spostiamo a Urbania, dove qui abbiamo Marco Ciccolini, che è sindaco uscente, confermato con il 74,43% dei voti. A Urbino abbiamo il nostro cartello, abbiamo la grafica, altrimenti lo guardiamo da qua, come preferite voi, regia? Ok, allora intanto, ce l'abbiamo già, bene, vediamo Urbino. E al primo posto Maurizio Gambini con il 47,10, seguono Federico Scaramucci con il 45,41, Francesca Crespini con il 7,49. Le sezioni scrutinate qua non le abbiamo, allora le recuperiamo da questa parte, però se non si dovesse raggiungere il 50% da parte di un unico candidato, anche qui a Urbino si andrà al ballottaggio. Al momento ci sono 17 sezioni scrutinate su 20, quindi ancora manca il dato definitivo, però se il trend dovesse essere questo, insomma il trend è questo, vediamo il dato definitivo, però si potrebbe andare al ballottaggio tra due settimane. Vallefoglia, ultimo comune in questo elenco, Palmiro Ucchielli, vince con il 58,94% delle preferenze, oltre 4.000 voti, ha sfidato Andrea Torcoletti, Carla Nicolini e Sieva Scozzafava e quindi è stato confermato sindaco del comune di Vallefoglia, la città del fare. Ora possiamo ricollegarci con Pesaro, se è pronto Marco Lonigro, per ascoltare insomma altre dichiarazioni, altre interviste che ha fatto nel corso del pomeriggio. Se riusciamo ad averlo in collegamento, altrimenti torniamo su Fano, come preferite. Allora dobbiamo ripristinarlo, come abbiamo fatto vedere all'inizio quasi di questa diretta, sul sito anche del Comune di Fano riuscite a vedere tutte le preferenze che hanno ricevuto i singoli candidati.
E, dicevamo che insomma, la lista che è riuscita ad ottenere anche tante preferenze è quella di Fano Cambiapasso, quella di Luca Serfilippi. I voti di lista sono addirittura 4.152. Guardiamo i dati di lista per capire chi ne ha ottenuti di più. 4.287 per Fratelli d'Italia, 973 Civici Fano, 4.000, quindi vediamo che Fratelli d'Italia anche a Fano è al primo posto per quanto riguarda il centrodestra. Al secondo invece c'è Fano Cambiapasso, la Lega che ne ha ottenuti 3.558, mentre Forza Italia, UDC, Noi Moderati 1.244, e vede Fiammetta al primo posto, per la Lega Santorelli Alberto, secondo Gianluca Lari. Qua abbiamo Curzi Alessio invece come primo, per Fano Cambiapasso, Civici Fano hanno Margherino, Loredana, Maria Laura al primo posto con 113, mentre per Fratelli d'Italia abbiamo al primo posto Loretta Manocchi e poi Lucia Tarsi. Seguono Davide Del Vecchio, Francesco Cavalieri, Montalbini Andrea, tutti personaggi insomma noti già alla politica, Gaiardi Musè e via via, Maria Flora Gianmarioli, Giuseppe Pierpaoli, Pucci Giorgio, Cuzzupoli Pietro. Abbiamo il collegamento, quindi andiamo a Pesaro da Marco Lonigro. Sì, rieccoci Simona, la festa qui è praticamente terminata, come avete visto dalle immagini che abbiamo che vi ha mostrato il nostro operatore Stefano Barnisi. La festa qui è terminata, ma si è spostata in zona mare, a Baia Flaminia, in un noto locale della città. Parlavamo prima delle elezioni europee con Matteo Ricci, che nel pomeriggio ha seguito lo spoglio anche per quanto riguarda le comunali, con Andrea Biancani nella sede di Andrea Biancani. Ricci che raggiunge una quota veramente altissima, siamo oltre gli 85.000 voti, forse anche di più, il dato esatto non siamo riusciti a ritrovarlo. È un grande successo per l'ex sindaco di Pesaro che vola nel Parlamento di Bruxelles. Matteo Ricci che ha raggiunto Andrea Biancani qui nella sede del Consiglio Comunale poco prima dei saluti finali, poco prima poi di spostarsi in Baia Flaminia per la festa finale. Sentiamo Matteo Ricci. Un risultato importante nelle Marche, ma anche a livello nazionale, ora si vola a Bruxelles. Sì, il risultato dell'Europea è davvero incredibile, perché per un marchigiano sembrava impossibile. Abbiamo detto che questa sfida somigliava alla scalata dell'Everest. Poi gli ultimi giorni avevo visto la vetta, ci ho sperato, ci ho creduto. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto nelle Marche innanzitutto, perché 52.000 preferenze sono una cosa incredibile. E poi a Roma, Bettini, Mancini, Morassut, sindaco Gualtieri, tutti quelli che mi hanno aiutato a Roma a ottenere il resto del risultato. Siamo ovviamente molto contenti e soprattutto sono molto contento per il risultato di Biancani, perché a me i vecchi dirigenti politici mi hanno insegnato che un buon dirigente si vede da come esce, non da come entra. E io volevo lasciare tutto in ordine, quindi abbiamo lasciato la capitale della cultura, tanti investimenti, un'alleanza molto larga, un'unità granitica del PD intorno a Biancani, un candidato fortissimo come Andrea. Sapevamo che era un candidato molto popolare, ha fatto una campagna veramente importante, sarà un grande sindaco, e vincere al primo turno con oltre il 61% è davvero una cosa che riescono a fare pochi. Quindi è la dimostrazione che siamo una grande squadra, ognuno con le sue peculiarità. Sono convinto che Andrea sarà non solo un ottimo sindaco, ma farà ancora meglio. Per lei una grande esperienza in politica, due mandati, questo è il giusto finale? Sì, meglio di così non poteva andare, nel senso che per me la cosa fondamentale era rivincere la città. Rivincerla con questo grande diciamo divario è ancora più bello, e poi abbinare a questo il fatto che un marchigiano per la prima volta va in Europa dopo 30 anni è davvero un risultato storico. Possiamo parlare di un risultato storico, abbiamo faticato tanto, però la gente a Pesaro si fida di noi perché ci vede lavorare, ci vede impegnarci per i cittadini, sa che siamo una squadra, che siamo uniti, che non facciamo mai prevalere l'ambizione personale all'obiettivo comune, sa che siamo persone oneste e i risultati lo dimostrano, altrimenti non continueremo a vincere imperterriti con risultati sempre maggiori. Un risultato che rafforza anche la sua posizione nel partito.
Io sono un dirigente nazionale del Partito Democratico, sapevo di rischiare moltissimo con le europee perché per un marchigiano è l'elezione più rischiosa, non ci sono le liste bloccate, quindi nessuno ha deciso di farmi eleggere, sono dovuto andarmi a cercare i voti uno a uno, però per fortuna ho avuto tante persone che hanno creduto in me, mi hanno aiutato e adesso sfondare il tetto dei 100.000 voti è davvero, davvero tanta roba. E prima di restituire la linea ascoltiamo anche Nicola Baiocchi che ha commentato il risultato delle europee. Nicola Baiocchi che nel 2018-2019 si era candidato per il ruolo di sindaco di Pesaro. Allora ascoltiamo il segretario provinciale di Fratelli d'Italia e il consigliere regionale Nicola Baiocchi e poi la linea può tornare allo studio. Complimenti all'ex sindaco Matteo Ricci perché è sempre comunque un dato importante che una persona di Pesaro possa rivestire questo ruolo, ma sono sicuramente più contento anche per la nomina e per l'elezione di Carlo Ciccioli che è un parlamentare europeo di Fratelli d'Italia della regione Marche del mio partito, quindi sono molto felice anche del risultato di Fratelli d'Italia alle elezioni europee, un dato importantissimo in città, oltre il 27%, che ci fa assolutamente ben sperare, ci dà un elemento importante di svolta in questa città che sicuramente è molto difficile. E con questa intervista chiudiamo il nostro collegamento con Pesaro. Ne approfitto per ringraziare veramente tanto Marco Lonigro per la professionalità come sempre dimostrato, l'operatore Stefano Barnesi, una troupe fondamentale per Fano TV, quindi eccolo, lo vedo ancora, dovrebbe essere in collegamento con me. Marco, grazie mille e buona serata, buon riposo visto che siamo in diretta da tante ore. Non ci senti più? No. Ah, non importa. Comunque i ringraziamenti erano doverosi, così come tutta la squadra che è dietro le quinte. Possiamo invece collegarci con Stefania Schiaroli perché dovrebbe essere in compagnia di Renato Claudio Minardi. Minardi ritornerà in regione. Adesso vi spieghiamo perché, vediamo se Stefania la vedo collegata. Appena riusciamo ad avere il segnale buono, torniamo in collegamento da te. Stefania, mi senti? Schioppetta sì, ancora sento, un po' questo Simona, audio. Ci siamo. Vai, siamo vai. Con Renato Minardi. Te lo passo direttamente, così ci parli tu. Io ci ho parlato fino adesso. Ok, Renato Claudio Minardi, segretario, buonasera a lei, segretario del Partito Democratico di Fano. Buonasera. Abbiamo visto questa vittoria trionfante di Andrea Biancani a Pesaro, quindi lei subentrerà al posto di Biancani in consiglio regionale, così ricordiamo anche che lei è stato già vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche. Abbiamo passata qualche legislatura, nella decima legislatura. Abbiamo qualche problema, se non riusciamo a recuperare questo collegamento lo sentiamo direttamente al telefono, così abbiamo anche insomma, questa piccola curiosità, perché poi dobbiamo capire anche chi entrerà invece al posto di Luca Serfilippi e degli altri, ce ne sono altre, ci sto riflettendo un attimo, comunque coloro che prenderanno il posto dei neoeletti a sindaco di Fano. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento oppure telefoniamo direttamente Renato Claudio Minardi. Si è bloccato, forse è un punto in cui non riesce a prendere bene la linea. Allora, dunque, mi dicono che dovremmo avere anche un'altra intervista che riguarda il centrodestra, però ditemi se è possibile, comunque siamo in chiusura, siamo in diretta dal primo pomeriggio di oggi, quindi fatemi sapere anche questo dettaglio. Intanto io vado a vedere nel comune di Urbino se sono state scrutinate tutte le sezioni oppure se siamo ancora alle 17 sulle 20 complessivamente, vediamo qual è la situazione. Urbino, siamo ancora a 17 su 20, quindi no. Renato, ci dispiace per questo collegamento, per questa linea che è saltata, comunque dicevamo che farà ritorno in consiglio regionale. Sì, come dicevo prima, io ho fatto il vicepresidente dell'Assemblea legislativa nella scorsa legislatura, nella decima legislatura. E quest'anno avrò la possibilità di entrare in consiglio regionale perché il mio ex collega con cui ho collaborato nei 5 anni precedenti, Andrea Biancani, è stato eletto sindaco di Pesaro. Io mi ero candidato nel 2020 per una differenza minima di voti di preferenza, non sono stato eletto, queste sono ovviamente le regole della democrazia,
nel momento in cui Biancani si dimetterà, perché è stato eletto sindaco di Pesaro, avrà il tempo sufficiente per essere proclamato sindaco, per attivare la procedura di compatibilità con il ruolo del consigliere regionale, perché i due ruoli sono incompatibili. Io sarò chiamato a subentrargli nel ruolo di consigliere regionale. Quando subentrerà ufficialmente a Biancani? Ma questo adesso è difficile poterlo dire da subito, nel senso che ancora Biancani dovrà essere proclamato eletto. Nel momento in cui sarà proclamato eletto sarà una questione di giorni, poi ci sono le procedure fatte dal Consiglio regionale che riguardano le incompatibilità sopravvenute fra due ruoli che sono incompatibili, ovvero il ruolo di sindaco e il ruolo di consigliere regionale. Quindi Biancani potrà decidere se lasciare immediatamente la carica oppure attendere la procedura, che di solito dura una quindicina di giorni. Vorrei commentare con lei anche alcuni dati. Per quanto riguarda le elezioni europee, c'è stato a Fano, Pesaro, Urbino un dato un po' in controtendenza che ha visto il Partito Democratico al primo posto. Lei come ha analizzato questi risultati? Ma io ho analizzato questi risultati in modo estremamente positivo. È un dato, voglio dire, che ha una tendenza non solo sul nostro territorio ma anche a livello nazionale. È chiaro che avere sul nostro territorio candidature forti e autorevoli, in particolare quella di Matteo Ricci, che è stato eletto parlamentare europeo, che ha superato, ha sfondato il tetto delle 100.000 preferenze nel collegio del Centro Italia, che riguarda quattro regioni, Marche, Toscana, Umbria e Lazio, ovviamente è un grande risultato. È la prima volta dopo oltre 20 anni che le Marche ritornano nel Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha un ruolo sempre di più importante. Ovviamente noi crediamo in un'Europa democratica, in un'Europa inclusiva, non nell'Europa degli egoismi e dei sovranisti e dei sovranismi. Quindi sicuramente la figura di Matteo sarà una figura importante, che darà lustro anche al territorio, non solo dell'Italia, ma direi che darà lustro anche al territorio della nostra provincia e della nostra regione. Dicevo, è importante essere nei luoghi dove vengono prese decisioni molto, molto importanti che riguardano anche gli Stati, e poi io sono convinto da sempre, un convinto europeista, per cui sono assolutamente dell'idea che l'Europa, dopo aver messo in piedi la moneta unica, dopo aver fatto questa unità economica, abbia bisogno di fare altro. Quindi una difesa comune, una politica estera comune, ma anche una politica fiscale comune, nel rispetto delle regole di ogni Stato, però anche la politica fiscale credo che debba essere il più possibile unitaria. Se vogliamo, l'Europa ha garantito dal dopoguerra ad oggi la pace, ecco, non possiamo considerare l'Europa come un nemico. L'Europa è un'opportunità per tutti i paesi, ma soprattutto per i cittadini europei, per i 350 milioni i cittadini europei che in questi anni hanno vissuto la pace, quella pace che ci viene minacciata da parte della Russia che ha invaso l'Ucraina. Ci caliamo un attimo su Fano, scontato dirlo, però insomma vi aspettavate almeno il ballottaggio? Beh, devo dire la verità, insomma, eravamo convinti che il ballottaggio fosse alla portata di questa campagna elettorale. Sinceramente il nostro candidato Cristian Fanesi, chiamata sindaco del centro-sinistra, ha fatto una campagna elettorale improntata sulle cose da fare, cercando di mettere sul tavolo una squadra, a disposizione dei cittadini una squadra, che è la squadra di coloro che delle forze politiche che hanno governato la città, una città che è cresciuta in questi anni. Insomma, basti ricordare come era la nostra città, come era Fano nel 2014, quando è arrivata la giunta di centro-sinistra guidata da Massimo Seri, una città che è cresciuta, 350 milioni di investimenti, alcuni sono stati messi a terra, altri sono ancora in fase di cantieri da concludere. Però ecco, vorrei ricordare soltanto alcune cose: il Pincio è bellissimo, l'ex Agit, il Water pronto a Sassonia e a Torrette, Piazza Marcolini, le opere compensative. Tante cose che sono state messe in campo a disposizione dei cittadini, che i cittadini hanno sicuramente apprezzato. Dopodiché
la politica ha bisogno anche dell'alternanza. Ovviamente dobbiamo rispettare il volere dei cittadini. Cittadini, io parto da un concetto, io posso pensare anche di avere ragione, ma quando mi sottopongo al voto la ragione ce l'hanno i cittadini, quindi i cittadini vanno rispettati. I cittadini hanno deciso che Sir Filippi avrebbe dovuto fare il sindaco per i prossimi 5 anni. Spero, che mi auguro, che i cittadini non abbiano sbagliato nell'affidare le chiavi della città ad una persona che non voleva fare il sindaco, ha fatto di tutto per non farlo e che negli anni in cui ha governato la città con Aguzzi ha dimostrato tutta la sua debolezza e tutta la sua incapacità gestionale. Ecco, a Sir Filippi vorrei dire in questo momento, visto che è stato eletto sindaco, anche se non ancora proclamato, che c'è un tema importante, che è quello della sanità. La sanità viene governata dalla Lega a livello regionale, la sanità della nostra città sta andando a rotoli, Fano, l'ospedale di Santa Croce è in grande difficoltà, se ne stanno andando via i medici, il CUF non funziona, le liste di attesa sono sempre più lunghe, la gente si rinuncia sempre di più a curarsi, tant'è che nelle Marche abbiamo un dato in controtendenza a livello nazionale, un dato negativo, ovvero il 9,7% dei marchigiani rinuncia a curarsi proprio perché non trova le condizioni favorevoli nella sanità pubblica. Il dato nazionale è il 7,7%, quindi a livello Marche siamo al 9,7%, quindi c'è una percentuale più alta di marchigiani rispetto alla media nazionale che rinunciano a curarsi. È un errore. E poi, Sir Filippi, vorrei ricordare, al di là degli investimenti minimi che si faranno a Santa Croce, la palazzina dell'urgenza emergenza, ecco, la campagna elettorale è finita, adesso guardiamo al domani, che cosa ci sarà dentro quella palazzina, quanti posti letto, quali specialità. È un argomento che meriterebbe una diretta a sé, insomma, però sappiamo anche, onore del vero, che questi problemi sanitari comunque ci sono da diversi anni, non nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni e mezzo, insomma, ci sono tante valutazioni da fare, tante persone che accedono, tante persone in più rispetto a prima che accedono in pronto soccorso, medici che mancano, come dice lei, primari che vanno via, però insomma ci sono tante cose da analizzare e non riusciamo, insomma, ad addentrarci adesso bene a... Certo deve essere affrontata questa problematica, questo è poco ma sicuro. No, solo una battuta. 4 anni di promesse che non hanno prodotto un risultato, ecco, solo questo. Mi auguro che Sir Filippi si impegni a migliorare la sanità del Santa Croce nell'interesse dei cittadini della nostra città. Quello sicuramente. Grazie per questo collegamento e buon lavoro in Regione. Grazie. Grazie direttrice, grazie a tutti, buona serata a tutti. Grazie a lei. Allora, dovremo avere adesso un'altra intervista che ha realizzato Esther Musco poco fa a Lucia Tarsi di Fratelli d'Italia. Ancora un attimo. Attendiamo, ok. Mi dicevano invece che Mirko Carloni, perché ci chiedono un'intervista a Carloni, oggi pomeriggio abbiamo letto un suo post sui social, oggi pomeriggio ha accompagnato Sir Filippi alla sede, poi insomma è andato via, avremo tempo e modo di intervistare anche l'onorevole Carloni nei prossimi giorni, quello sicuramente sì. Non è riuscito, nonostante i tanti voti, a raggiungere il Parlamento di Bruxelles, però insomma cerchiamo di sentire appunto anche un suo commento nei prossimi giorni. Mi dicono che Panaroni vorrebbe rispondere a Minardi, se riusciamo a ripristinare a minuti il collegamento lo intervistiamo. Non so se Stefania riesce a sentirmi in questo momento, però se riusciamo in pochi minuti e poi chiudiamo questa lunga diretta. Intanto ascoltiamo l'intervista alla Tarsi. Sono in compagnia di Lucia Tarsi per Fratelli d'Italia. Lucia, un bel risultato anche personalmente. Un risultato bellissimo, siamo tutti molto emozionati. Sapevamo, lo sentivamo nell'aria che c'era qualcosa che stava cambiando, l'abbiamo capito negli ultimi mesi durante la campagna elettorale. Ma qual è stato il quid pluris che vi ha fatto pensare, ecco, questa è la svolta? La situazione particolare forse non c'è stata, lo vedevamo nelle persone che ci avvicinavano e ci chiedevano di cambiare passo, ci chiedevano di cambiare aria. L'abbiamo visto nell'affetto delle persone, incontrandole per strada, magari con la bici, e magari persone che non conoscevamo e ci dicevano forza, coraggio, non mollate. E quindi è stato un crescendo.
personalmente una grande emozione, perché dopo 5 anni finalmente otteniamo questo risultato di riportare la nostra città nelle mani del centrodestra. È un allineamento perfetto perché la città di Fano, la regione Marche e il governo centrale e anche, no, questa bella vittoria alle europee, insomma, è leitmotiv, insomma, è il vostro colore. È un allineamento perfetto, sarà anche una situazione perfetta per portare dei gran bei risultati, quindi non abbandoniamoci soltanto così alla gioia, all'entusiasmo di oggi. Da domani si comincia a lavorare per la città. Personalmente sono molto contenta, anzi approfitto per ringraziare tutte le persone che hanno avuto fiducia in me e che hanno scritto il mio cognome su quella scheda, perché dai risultati che ancora sono incompleti, però insomma sto ottenendo un ottimo risultato all'interno di Fratelli d'Italia. Come per il momento, il dato, per il momento sono seconda nell'elenco e quindi un entusiasmo nell'entusiasmo, perché lo considero anche un successo personale legato a tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni e alla fiducia che le persone mi stanno accordando, e così all'entusiasmo con cui molte persone oggi mi hanno stretto e mi hanno abbracciato perché si identificano un po' nel mio progetto di vita e, no, di portare sempre più possibile benessere alle persone della nostra città, soprattutto alle persone fragili. Ringraziamo Lucia Tarsi, la liberiamo con entusiasmo perché andiamo a festeggiare con gli amici, quelli affettuosissimi e quelli bravissimi che mi hanno tenuto compagnia in questa campagna elettorale, che non si vince solo da soli, l'abbiamo messo come slogan, le grandi sfide si vincono insieme. E effettivamente è stato un gruppo di lavoro che ha portato questo risultato e quindi anche un bel segno per il futuro. Non siamo dei singoli, non siamo delle singole persone, siamo dei noi, siamo dei gruppi di lavoro e quindi insomma abbiamo tutto quello che serve per ottenere degli effettivi risultati. E come detto Lucia Tarsi, al momento seconda con 360 preferenze, prima Loretta Manocchi con 402, al momento è la lista più votata con 4.446. Mancano sicuramente ormai pochi seggi, vediamo le sezioni scrutinate, ne mancano soltanto due, quindi direi che ci siamo. Andiamo a vedere i sindaci, ancora al 50,4%, per Marchegiani 19,42, Fanesi al secondo posto con 30,18%. Dovremmo avere al telefono Francesco Panaroni, consigliere uscente del Movimento 5 Stelle di Fano, che vorrebbe replicare a Renato Claudio Minardi, è così? Sì, grazie. Eccoci, Simone. Eccoci. Buonasera. Ciao, buonasera anche a tutti. Sì, se è possibile, ti volevo dire che è veramente imbarazzante sentire il segretario del Partito Democratico di Fano non fare un mea culpa su come sono andate queste elezioni, di come si sono svolte queste elezioni. Vogliamo parlare degli ultimi 5 anni della Giunta Seri sotto la supervisione del Partito Democratico, che come sempre con la sua boria, con la sua tracotanza, pensa di poter avere sempre ragione e di poter decidere tutto. Non sono scesi a trattative con voi, sono voluti andare avanti a sbattere contro il muro e hanno sbattuto contro il muro, ma non ho sentito una voce che dica beh sì, anche noi abbiamo sbagliato. Noi come 5 Stelle, come progressisti, nel fare gli auguri a Luca e Filippi di buon lavoro e nel fargli i complimenti, diciamo che abbiamo fatto sicuramente degli errori e che qualcosa della campagna elettorale probabilmente è andato storto in questo cammino, ma sentire il Partito Democratico, tra l'altro il sindaco Seri che vuole sapere benissimo dove sono andati a finire i voti che si erano avuti alle europee, come mai non si sono tramutati in voti per le sue liste civiche, i suoi assessori Lucarelli e Brunori, quindi nessuno credo che abbia lavorato tanto per fare in modo tale che vincesse il centro-sinistra. Noi ci abbiamo messo la faccia, abbiamo ottenuto un risultato misero, non importa, ne trarremo le nostre conseguenze, facciamo mia colpa, faremo delle analisi al nostro interno, ma il segretario del Partito Democratico, che tanto tranquillamente appoggerà le sue terghe in regione fra 2 giorni, non dire una parola sulle responsabilità che ha il suo partito, che comunque ha diretto a grandi linee l'ultima giunta Seri, secondo il mio punto, dal nostro punto di vista, è clamoroso. Andiamo avanti, faremo una campagna, un'opposizione forte come avete sempre fatto. Insomma, Simone, ma mai per concetto. Ma mai per concetto, tu ci conosci bene oramai, ti ringrazio.
entreremo sempre nel merito delle cose, non le analizzeremo mai in maniera preconcetta, ma nel merito delle cose, che non è cosa che non è abituato a fare il Partito Democratico, perché ricordo una volta che quando passò una mozione con i voti anche del Partito Democratico, se ne uscire il Partito Democratico dicendo che le mozioni delle opposizioni si votano per principio. Ecco, per i 5 Stelle questo non è il modo di far politica, perché se c'è una cosa buona che fa la maggioranza, io la voto, perché entro nel merito delle cose, ma non sentire il Partito Democratico che fa un minimo mea culpa di aver consegnato la città alla destra, dal nostro punto di vista è clamoroso. Io ringrazio anche lei per aver condiviso la sua opinione, avremo modo comunque di risentirci. Intanto grazie e buona serata. Grazie. Riusciamo, regia, a collegarci con anche le truppe di Fano per salutarle, dicono che insomma stanno andando in piazza, vediamo che punto sono, insomma un saluto anche doveroso a chi ha lavorato in questa lunga diretta. Partendo sempre dalla regia, Riccardo Sora, Cristiana Guerra, Rosalba Barattini, montaggio Filippo Pucci, Thomas Cursini, in collegamento da Pesaro abbiamo avuto Marco Lonigro, Stefano Bargnesi, a Fano invece Stefania e Giacomo Vitali e poi Esther Musco con Luciano. Non riusciamo a collegarci, allora ringraziamo a distanza tutti i nostri collaboratori, la squadra è sempre fondamentale perché da soli non si va da nessuna parte, quindi grazie a tutti per il lavoro che avete fatto, grazie anche ai nostri telespettatori per averci seguito, vi ricordo soltanto che le operazioni relative al turno di ballottaggio che abbiamo visto in pochi comuni, però pare anche Urbino, si svolgeranno domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle ore 15. Comunque anche domani torneremo ad aggiornarvi, vi faremo vedere i dati definitivi, anche quelli relativi alle preferenze dei singoli candidati. Non riusciamo, ecco, perché vedo Stefania in sfondo, però insomma la linea non è ottimale. E quindi giusto Riccardo, non ce la facciamo, il segnale purtroppo non è buono. Questa sera proseguono i vari festeggiamenti dei nuovi sindaci eletti, grazie per aver seguito questa lunga maratona elettorale e noi ci riaggiorniamo domani, buona serata a tutti.